Eccoci in questa live in cui parleremo con Laura, che è un'artista ed è un bellissimo esempio di come bisogna cambiare internamente prima ancora di aspettarsi che qualcosa cambi intorno a te. Benvenuta, Laura. Grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere venuta. Io con Laura oggi volevo parlare di una cosa che secondo me non si vede mai, no? Di cui si parla poco, ma in realtà secondo me è un enorme successo. Ed è il fattore che anche se ancora le cose intorno a noi non stanno cambiando come vorremmo, la potenza vera del cambiare la tua vita e la tua situazione arriva dal cambiare tu. E tu hai fatto un'enorme trasformazione, secondo me. E voglio però che ce la fai sapere tu. Quindi partiamo dall'inizio. E ovviamente sei una studente di Artegram, quindi direi, partiamo dal creare questa picture, no? Questa fotografia. Chi era Laura prima di investire in Artegram? Mi sento di partire da quando ho iniziato e quando mi sono lanciata nel mondo del lavoro. Diciamo che io ho sempre voluto creare un qualcosa di mio ed essere indipendente. Ovviamente quando ho iniziato, diciamo, si è partiti tutti un po' nello stesso modo. Ho iniziato lavorando in ufficio, diciamo che da lì ho capito, ho detto no, questo non è il mio. Con il Covid ho iniziato ad appassionarmi al marketing, quindi comunque a studiare, a informarmi, a cercare, proprio ad avere fame, ecco, di imparare il mondo del digital marketing, e diciamo che questo mi ha dato un po' l'opportunità anche di vedere un mondo diverso rispetto appunto a quello che avevo visto fino a prima, quindi comunque il mondo di lavoro tradizionale. Andando avanti, dovevo un attimo capire dove girarmi, perché appunto volevo imparare, volevo studiare, volevo migliorare, ma non sapevo bene cosa effettivamente avrei dovuto fare. Diciamo che la mia prima scelta è stata quella quindi di continuare a formarmi, e nel momento in cui è arrivata l'opportunità di Artegram, devo dire che è stato un po' come un, non so, cioè Laura pensa che cioè, mi hai proprio preso sotto l'ala, seppur magari non direttamente mi hai portato ad arrivare, ecco, quantomeno a capire effettivamente cosa e come fare. Non sono ancora arrivata al punto dove voglio arrivare, ma comunque diciamo che mi ha aiutato il progetto di Artegram a raggiungere sicuramente una consapevolezza di dove e come arrivare, ecco, a questo Ok, quali erano le tue più grandi paure prima di iniziare a formarti professionalmente nell'ambito che sogni di raggiungere e che hai raggiunto in parte già, no? Sì, allora, diciamo che la mia paura più grande era quella di deludere le mie aspettative. So che può sembrare strano, però io sono molto severa con me stessa, nel senso che cioè, cerco quando devo fare una cosa di farla al massimo delle mie possibilità, e diciamo che sono la mia peggior nemica, perché quando appunto non riesco a raggiungerla, ho proprio, cioè, tendo a chiudermi molto, ecco. Quindi diciamo che prima di partire, prima di iniziare in questa cosa, ho detto: Dio, e se sbaglio, e se poi devo ritornare indietro, se devo ammettere a me stessa che ho sbagliato, perché poi è stato quello, perché comunque ovviamente nel percorso di errori ne ho fatti, di cambi rotta ce ne sono stati, e diciamo che quello che mi ha poi spinto a prendere in mano un po' questa situazione è stato il dire, cioè, di non aspettare o affidarmi, diciamo, a quello che sarebbe potuto venire, ma cioè, un po' andarmi a prendere, ecco, quello che cercavo e che volevo, ecco, ottenere. Quindi diciamo che una paura che mi ha bloccata per un po' di tempo è stato appunto quello di aver paura di non riuscirci e dover poi avere a che fare con me stessa, con la convinzione, ecco, di aver fallito. Come mai a un certo punto non ce l'hai avuta più? Diciamo che sicuramente avere una guida e una persona che comunque in parte ha vissuto quello che probabilmente stai vivendo o vivrai, ha sicuramente, diciamo, aiutato. E poi di Artegram, che mi ha colpito davvero tanto, è proprio la tua disponibilità e il tuo esserci anche per le persone che ci sono all'interno, perché non è così scontato. Infatti, devo dire che questa cosa, cioè, anche quando ho iniziato comunque a seguirti, a vedere di Artegram e tutta questa cosa qua, mi ha colpito e ho detto, cavolo, forse questo è proprio quello di cui ho bisogno. Cioè, non solo la conoscenza, ma proprio una guida che ti accompagni, ecco, a raggiungere poi gli obiettivi.
Esatto, mi scontro sempre con persone che pensano che Artgram sia un videocorso, ma è un ibrido. Ecco, per le persone che non hanno idea di cosa vuol dire ibrido, come spiegheresti dal tuo punto di vista che cos'è davvero Artgram e perché non è un videocorso e basta? Allora, penso, provo a spiegarlo con una metafora, diciamo, nel senso, cioè, quando fai un percorso, diciamo, che ne so, un po' come la palestra, un po' come fare la palestra da sola, che prendi, sai, cioè i tuoi esercizi, sai che devi fare, ma la maggior parte delle volte, almeno per l'esperienza che ho avuto io in palestra, dopo un po' molli, perché non sai bene cosa fare, non sai bene, ma se qui faccio così, ma starà funzionando davvero? La differenza è farla appunto con il personal che ti indica proprio cosa fare e cosa devi fare per fare meglio quello che vuoi fare per raggiungere poi il tuo obiettivo. Quindi diciamo che io non sono una fan della palestra, nel senso che io la palestra che ho fatto l'ho sempre fatta così, però probabilmente se io tornassi in palestra con un coach, perché poi appunto è quello che, di quello che si tratta, probabilmente avrebbe sicuramente un effetto positivo anche in quel caso, nel senso che comunque avere una persona che poi è in grado anche di guidarti e di darti un qualcosa di sé, ecco, anche di esperienza e un qualcosa appunto che ha già vissuto, sicuramente può darti un grande aiuto anche nei momenti di sconforto, appunto, come può essere appunto testimonianza anche in Artgram. Comunque tu fin dall'inizio, io mi ricordo appunto le prime volte partecipare alle live, è sempre stato un grande, tanto dare al di là del videocorso, ma proprio una tua disponibilità per aiutare davvero le persone all'interno. Cioè, se hai voglia di essere aiutato, sai che se chiedi, esatto, verrà ti sempre. Sarà dato. Di sicuro sì, non, sì, sì, il sì. Coach non è, ecco, questo è un bellissimo esempio. Cioè, il coach non è la persona che ti bussa alla porta e ti dice tutto ok, sei tu che devi essere, e tu sei sempre stata molto propositiva a dire Laura ho bisogno di aiuto, sì, ho questo blocco, ti devo chiedere questa cosa e io ci sono. E quindi quali sono secondo te i blocchi più grossi che hai superato fino adesso? Come hai fatto a cambiare dentro di te, anche se la situazione intorno non è ancora arrivata dove vorresti tu e non è ancora cambiata come vorresti? Allora, prima cosa che sicuramente ho dovuto, nel senso, dico dovuto perché effettivamente diventava un blocco che poi non mi faceva andare avanti, è stato quello appunto di non essere così severa, ecco, nei miei confronti, nel caso in cui, nel momento in cui non riuscivo a raggiungere qualcosa, comunque una cosa mi richiedeva più tempo. E diciamo che in questo caso anche il tuo esempio, Laura, mi ha dato comunque manforte, nel senso che anche quelle condivisioni, quello di comunque di cui parli sia sul profilo ma anche, cioè, in modo un pochino più vicino anche in Artgram e tutto, ha, diciamo, aiutato a dire ehi, siamo tutti sulla stessa barca, anche se tutti uguali, è già arrivato più avanti, è già arrivato magari dove vorresti arrivare te e tutto. Però ecco, questo sicuramente è stato un blocco che ho superato. E poi un'altra cosa, anche il mettere in ordine le cose, non fare più, diciamo, tutto in ordine sparso, ma faccio così, ma faccio cosa. Ecco, Artgram, oltre ad essere appunto un posto per confrontarsi, è anche proprio un percorso, e quindi, cioè, non ti fa andare alla deriva così, esatto, un pezzo di un pezzo di là, ma c'è una scala. Sì. E questa cosa qua, diciamo, questi sono i due blocchi maggiori, mm-hmm, che poi mi hanno aiutato anche a mettere un po' i semipezzi e a ripartire, ecco, perché poi, esatto, io ho fatto un periodo in cui sono partita, poi ho detto no, faccio dispo, poi ho detto no, aspetta, non riesco, quindi mi sono bloccata totalmente, e lì ho dovuto, ok, pian piano riprendiamo in mano le cose e ripartiamo. E sei rinata, perché io adesso ti vedo, no? E come ti dicevo anche offline, prima di questa live, le storie che condividi adesso, i post, sono piacevoli da leggere perché vedo la vera Laura, no? Ecco, se potessi dare un consiglio a una persona che è ancora dove era la vecchia Laura, chiamiamola così, no? Cosa ti è scattato dentro? Cosa ti ha aiutato a dire, ok, non sono dove vorrei oggi, ma lo vedo, ci posso arrivare, quindi oggi io continuo a fare quello che stavo per autosabotarmi e non fare più? Allora, quello che
sì, che potrei dire, ecco, alla vecchia Laura, quindi comunque a persone che in questo momento si trovano nella situazione in cui appunto ero io fino a qualche mese fa, perché non è che si tratta di anni o di, esatto, o di mesi, 5.000 mesi, è quello appunto di imparare a darsi tempo, sicuramente, yes, quindi non, cioè, avere un obiettivo fisso in mente, sì, ma non cercare di fare 10.000 passi tutti insieme, ma un passettino alla volta. Questa cosa qua, io nel momento in cui ho in parte accettato questo e poi effettivamente messo in pratica, ho iniziato a vedere che passo dopo passo, sì, ok, l'obiettivo è sempre avanti, perché non è che, però passo passo sei sempre più vicino. Quando ti rendi conto che avanzando, quindi facendo un passetto alla volta, man mano l'obiettivo è sempre più vicino, cioè entri in un loop virtuoso e non, esatto, vizioso. E non al contrario. Esatto. E quindi diciamo che man mano sei anche più spinto, ecco, ad andare avanti. Poi per carità, cioè, i momenti no ci sono, e appunto parlando, ne abbiamo parlato anche, però cioè, diciamo, nel momento in cui raggiungi questa consapevolezza riesci anche a tirar fuori un po' la forza, ecco, di ok, è un momento no, vado avanti perché so che è quella la strada giusta. Esatto, cioè anche secondo me, io dico sempre, il miglior modo, l'unico modo per avere successo è fallire, perché se non sbagli non puoi aggiustare il tiro, è quello, sì, che impariamo in Artegram, è proprio, no? Prova, testa, sbaglia più che puoi e, esatto, aggiusta il tiro ogni volta che sbagli, per poi arrivare, perché basta veramente una volta che la cosa funziona e poi una ripetizione di quello che funziona. Quindi è veramente, il percorso non è da 0 a 100 in un giorno, è sbaglio, ce l'ho fatta, boom, rimani lì, perché poi hai capito il loop. E quindi se invece andiamo a vedere il lato positivo, quali sono secondo te le tue più grandi vittorie che hai avuto fino adesso? Di cosa sei grata? Allora, parliamo proprio di, cioè, all'interno del percorso di Artegram, devo dire che sì, non sono ancora arrivata dove voglio arrivare, però comunque diciamo che il percorso mi ha permesso di arrivare intanto a mettermi in gioco e mettere sul piatto le mie capacità e a dire ok, allora posso farlo anch'io. Quindi diciamo, primo obiettivo secondo me è stato quello di aver raggiunto una consapevolezza mia sia a livello personale ma anche a livello professionale, quindi di che cosa effettivamente posso trasmettere alle altre persone. E poi devo dire che comunque Artegram mi ha permesso di iniziare a lavorare con persone, con clienti beta che comunque sono interessati e potenzialmente, cioè che hanno bisogno, ecco, di quello che io offro, e che quindi hanno iniziato questo percorso. Quindi mi ha anche un po' messo di fronte al ok, sai cosa puoi fare, ma ehi, lo stai facendo, cioè lo stai facendo, seppur appunto sei ancora all'inizio, però lo sto facendo. E quindi questo per me è un grande traguardo, perché prima di entrare in Artegram mai avrei pensato di fare sul serio, ecco, perché alla fine è questo. E sì, appunto, il percorso è lungo, però diciamo che i primi traguardi stanno già arrivando e sono sicura che per questa strada, cioè, ne arriveranno altri, ecco. Esatto, che è la cosa più importante, no? Cioè, hai il mindset giusto per arrivare, perché continui a fare e vedi, grazie a queste vittorie che per te sono piccole ma in realtà sono enormi nel tuo percorso, potrai arrivare a quelle che per te sono enormi, no? Quindi chi è Laura oggi invece e chi aiuta? Allora, quindi Laura, chi è Laura oggi? Allora, vabbè, io Laura adesso... tu, non Laura io. Sì, esatto, Laura io. Laura Parmigiani. Allora, io appunto adesso ho intrapreso, ecco, la mia attività come social media manager, quindi diciamo che lavoro sia nell'ambito di social media che appunto adesso quello che sto facendo sui social è quello di aiutare altre persone a loro volta ad imparare, ecco, a crescere tramite Instagram. Quindi diciamo che non voglio comunque, ad oggi non mi sento, ecco, di definirmi come un punto d'arrivo, quindi come una persona, diciamo, fatta e finita, nel senso che comunque il percorso è lungo, sto imparando, ma sto anche tanto imparando dalle persone che si approcciano a me, quindi appunto diventa un
un imparare, ecco, in modo continuativo, soprattutto vedendo anche l'esperienza delle persone che per la prima volta magari si approcciano a Instagram, che non sanno appunto come muoversi. E ecco, quindi il mio obiettivo è quello di aiutare queste persone a, diciamo, un po' prendere in mano le carte in tavola, ecco, quindi per mettere un pochino in ordine le idee e le varie cose, proprio per arrivare a creare la loro indipendenza, ecco, tramite Instagram. Cioè Instagram appunto sarà poi il mezzo, il social che permetterà, ecco, di arrivare al loro obiettivo. E ricordiamo comunque che tu hai 23 anni e hai una partita IVA, cosa che tipo io non ci sono arrivata a 23 anni, ci sono arrivata a 27, quindi cioè sei anche giovanissima, ti stai aspettando anche tantissimo da te stessa, quindi in realtà forse stiamo anche minimizzando quello che hai fatto fino ad oggi, perché i tuoi obiettivi e i tuoi sogni sono talmente grandi che questo sembra solo l'inizio. In realtà, cioè, rendiamoci anche conto, e te lo voglio dare come credito, hai 23 anni, hai una partita IVA, stai già lavorando comunque per conto tuo, anche se i tuoi obiettivi sono ancora più grandi di questi, vuoi lavorare per conto tuo in modo diverso, lo stai già facendo, e non tutte le 23enne ad oggi possono permettersi di dire una cosa del genere. Quindi complimenti, comunque. Grazie. Te lo devo dire. E cosa diresti a una persona che invece la laurea pre-Artegram ancora dell'inizio, che ha paura di investire in qualsiasi cosa, magari pensa, come magari parlo di me, non ce la farò mai, ma io non ho le competenze per... Da dove consigli di iniziare quando si è in quel loop negativo di tanto nessuno mi può aiutare, tanto investire non mi porterà a niente, qualsiasi cosa la vediamo un po' come non posso raggiungerla io non posso. Allora, quindi è una persona che ha, diciamo, è in blocco totale, non sa se, cioè non sa dove girarsi, non sa dove, esatto, partire, non sa. Dice che tanto per me è inutile, cioè io è inutile che investo, io non ho le competenze, io non sono abbastanza, no? Quella credenza lì. Non so se tu l'hai mai avuta, io l'ho avuta. Sì, anche a me è capitato, okay. Seppur io sono una persona che, cioè, sono molto propositiva, cioè io piuttosto mi lancio, anzi quando mi trovo ad essere bloccata in questa cosa è un po' come se, cioè, per cercare di uscirne io mi lancio, prendo, vedo la testata e mi dico cazzarola. Però diciamo che a me però ci hai provato. Allora, beh, devo dire, questo approccio, diciamo, mi ha aiutato un po' a uscire dagli schemi. Devo dire che probabilmente però non tutte le persone sono masochiste, che quindi vogliono... Come noi. Esatto. E quindi, cioè, secondo me alla base di tutto c'è la curiosità. Cioè il voler conoscere un qualcosa di diverso, il voler anche... Non per forza, cioè qualcosa che conosci che poi devi per forza farlo, però non fermarti, diciamo, cioè non arenarti nel tuo posto comodo. Io questa cosa qua... Cioè, mi trovo anche magari a parlarne magari con conoscenti, amici, cioè proprio questo posto sicuro, diciamo, esatto, questa comfort zone, ok? Che ti tiene comunque, sì, al sicuro, ma ti blocca, ecco, dal poter arrivare ad altre cose. E dalle tue potenzialità, poi. Esatto, cioè secondo me nel momento in cui una persona dice non arriverò mai lì, non sono abbastanza per... Cioè, probabilmente il primo passo l'ho anche già fatto. Cioè, nel senso, il primo passo è immaginarsi da qualche parte. Cioè, se una persona non pensa di poter o non ha un desiderio di poter fare un qualcosa di diverso, non avrà neanche questi pensieri, capito? Quindi forse mm-hmm. l'invito è, quando hai questi pensieri qua, ricordati comunque il primo passo lo hai già fatto. Bellissimo. E quindi si tratta di mettere un passo dopo l'altro, ecco. Quindi... Che bella questa visione, bellissima, non ci avevo mai pensato. In realtà mi è venuta in mente a me adesso, ecco, pensandoci, non è una cosa, cioè probabilmente alla me, io del passato non ho mai pensato, ecco, questa cosa. È la somma, credo, delle cose che poi sono successe. Vedendolo dal futuro al passato, esatto, è più semplice, no? Esatto. Vedendoli invece questa incognita davanti è più difficile. E sì. Quindi a una persona che sta pensando di investire in Artegram e... però non è certa che sia il percorso giusto, cosa diresti?
Allora, intanto Artegram diventa un posto sicuro secondo me, perché al di là di Laura, che comunque, appunto, come ho già detto, è molto presente da supporto, c'è anche un team di persone che è sempre pronto a dare supporto, ma anche, diciamo, al di fuori dal team di Laura, gli altri artisti, cioè si lavora proprio per darsi man forte. Infatti anche questa cosa qua devo dire che a me ha aiutato molto, soprattutto all'inizio, approcciandomi per la prima volta, chiedere i pareri, chiedere appunto, diciamo, il consiglio, anche il conforto. Mi sta succedendo questa cosa, ma succede anche a voi? E questa cosa nel gruppo di Artegram è tanto presente, quindi ecco, questo diventa proprio un punto di forza anche per chi magari all'inizio dice ma e se poi, e se non va, e se, cioè, e se, ok, verrà risposto dalla forza delle persone all'interno del gruppo. E quindi diciamo che secondo me questo può essere un grande, grande vantaggio che non tutti ti danno, anzi, cioè io da persona appunto che si è approcciata al mondo del marketing, quindi comunque ho avuto anche altre esperienze, non ho mai visto qualcosa di così vivo, ecco. E questa cosa qua io sono, cioè, stracontenta di aver fatto questo investimento all'inizio, seppur appunto ovviamente probabilmente anch'io all'inizio magari dico ma non lo so, sarà quello giusto, non sarà quello giusto, perché comunque i dubbi ci sono sempre. Però devo dire che Artegram è stata proprio un'ottima risposta a tutti i miei dubbi, e quindi secondo me, cioè, ovviamente è importante a fare, diciamo, questo passo. Fallo in prima persona per te stesso e fallo perché vuoi davvero fare sul serio e vuoi portare a casa qualcosa, ecco, da Instagram, utilizzare appunto questo mezzo per arrivare a quelli che sono i tuoi obiettivi. Ovviamente devi aver chiaro, o quanto, non devi aver chiaro, però devi avere quella spinta a voler fare un passo in più, perché ovviamente è quello alla base poi del cercare altro. Però devo dire che Artegram è stato proprio una bellissima scoperta. Io vabbè, ti ringrazio ancora per aver dato, ecco, l'opportunità di aver creato questo mondo, perché davvero per me è stato davvero la chiave, ecco, mi serviva. Grazie Laura, immagino che bellissima. Possa servire anche ad altri, anzi sono sicura che basta, ecco, fare quel passo. Esatto, tutto parte da noi, no? In tutti i percorsi di crescita, che sia professionale o personale. Laura, io ti ringrazio tantissimo, ti grazie, auguro tutto il successo che meriti, perché con questa grinta lo vedo, arriva, e quello che hai già conquistato, e ti auguro di essere anche, di guardarti indietro e essere fiera di tutto quello che hai fatto fino adesso, che non è poco, anche se può sembrare a te internamente è tantissimo, e sei giovanissima, quindi secondo me tu alla mia età volerai altissimo, anche molto più di me, supererai anche la maestra. Grazie dell'intervista. Grazie a te. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao, grazie.